Si ferma 9 la striscia di vittorie consecutive della Diatec, battuta in casa da una Civitanova davvero stellare, trascinata da Sokolov e da Stankovic. Finisce 3-1 al Palatrento nella quinta giornata di ritorno di questa regular season, 13-25, 26-28, 25-20 e poi 14-25. Dunque Civitanova tiene il passo di Perugia alla testa della classifica, Trento invece deve uscire dal campo a 0 punti. Una prestazione di squadra soddisfacente comunque, Trento ha ceduto sotto i colpi soprattutto del servizio di Civitanova, ricordiamo che era priva del suo libero Daniele De Pandis, operato venerdì al menisco del ginocchio destro. Si ripartirà sempre qui dalla partita di Champions, giovedì sera 20:30 arrivano i turchi dell'Izmir, ora però andiamo a sentire i commenti a caldo dopo il match contro Civitanova. Peccato per il secondo set perché... è stata una rotazione che ci ha fatto perdere con Sertini, che è stata la più uno. Abbiamo commesso delle sciocchezze che ci hanno penalizzato poi per tutto il set perché eravamo sopra noi il secondo, quindi poi siamo andati a vincere il terzo, però insomma la Lube comunque se gli dai, appena gli dai un po' di occasioni loro sono lì. Abbiamo giocato molto, molto bella pallavolo in secondo e terzo set, non siamo riusciti a prendere l'opportunità in secondo set, abbiamo praticamente buttato quello alla fine, sono veramente dispiaciuto perché di là cambiava la partita.